Buonasera ai nostri telespettatori e diamo il buongiorno agli ospiti di questa registrazione che va in onda alle ore 22, ma che appunto vede la partecipazione di ospiti nei nostri studi e collegamenti da remoto nella mattinata. Lo dico perché insomma parliamo di un argomento il cui tema può cambiare di ora in ora, quindi insomma tutto viene un po' contestualizzato comunque ad una giornata, quella del venerdì, che prelude al weekend di ulteriori trattative e al lunedì delle votazioni. Parliamo naturalmente del Quirinale perché è il momento della verità, si prepara la seduta congiunta dei due rami del Parlamento con i rappresentanti regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Fervono insomma, le voci, le indiscrezioni, retroscena, le trattative, perché alcune sono state già aperte più o meno alla luce del sole. E insomma, cercheremo di capire qual è il momento, ascoltando i grandi elettori che abruzzano. Che sono in collegamento nella nostra chat di Zoom e due ospiti che ho nei nostri studi che saluto e che ringrazio per aver accolto il mio invito. Saluto e ringrazio innanzitutto per cavalleria la professoressa Marta Ferrara, ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico dell'Università d'Annunzio. Buongiorno, lei ha appena dato alle stampe un lavoro riguardante proprio il ruolo del capo dello Stato, in particolare i vincoli europei e gli obblighi internazionali, uno studio che si è focalizzato molto sulla presidenza Mattarella. Vediamo appunto il libro pubblicato appena qualche tempo fa da Editoriale Scientifica e il professor Giampiero Di Plinio, costituzionalista e fresco anche lui di qualcosa perché è diventato rettore dell'Università Telematica DAV Da Vinci. Quindi insomma, in bocca al lupo anche per questo incarico, professore, ma oggi ci parlerà naturalmente del suo pane quotidiano che è il diritto costituzionale. Abbiamo già degli ospiti in una chat che si sta animando in questo momento, ecco, li vedo e ringrazio anche loro, Camillo D'Alessandro, Stefania Pezzopane, Gaetano Quagliariello e Sara Marcozzi. Si aggiungeranno anche altri esponenti di altre forze politiche, ma intanto io inizierei proprio con il professor Di Plinio, perché siamo insomma, ad una fase che è quella che prelude l'insediamento di questa assemblea elettiva particolare, perché dicevo prima è formata dai due rami del Parlamento in seduta congiunta, più i delegati regionali, che eleggerà il capo dello Stato. Vogliamo ricordare qual è il meccanismo dell'elezione del Presidente della Repubblica? Pubblica, in particolare la dinamica e le maggioranze che sono necessarie per poter avere questa fumata bianca laica in questo caso. Presidente della Repubblica Italiana è differente, come si sa, dalle figure presidenziali o semipresidenziali statunitensi o francesi. Tuttavia ha un ruolo indefettibile, cioè un organo costituzionale fondamentale. Questo spiega perché, uno, oltre al Parlamento vengono aggiunti altri grandi elettori che sono le rappresentanze delle autonomie, e due, perché il procedimento elettorale è così complicato. Perché la maggioranza è assoluta, ma non dei presenti alla votazione, ma di tutto il corpo elettorale. Questo, apro un inciso che lascio subito, apre dei problemi per quanto riguarda eventuali blocchi ai positivi del Covid, che però è un altro argomento. Certo. La votazione si svolge così: si riuniscono le Camere e partecipano i delegati regionali, la presidenza viene assunta dal Presidente della Camera dei Deputati e gli scrutini rendono possibile l'elezione del Presidente qualora nelle prime tre votazioni vi sia una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, non dei presenti. Invece nelle sedute successive, dalla quarta in poi, è sufficiente, comunque è una maggioranza dura, la maggioranza assoluta dei presenti.
Quindi diciamo, le prime tre votazioni, a meno che non vi sia un accordo molto molto esteso, al di là di quella che possa essere una maggioranza elettiva comune, insomma, solitamente vanno solo a in voto. Pochi casi. E qui si innestano, professore, tutta una serie di strategie, di tattiche che si sono sempre viste, un po' per scongiurare il fenomeno dei franchi tiratori, un po' per contare intanto i propri voti, un po' come avviene nei conclavi. Noi non conosciamo come vengano le elezioni dei papi, ma immaginiamo qualcosa di analogo. Questo, diciamo, è un rito laico, dicevo inizialmente. In particolare, ecco, io le chiedo nello specifico una questione tecnica, poi andremo anche a parlare di altro. C'è questa tesi secondo cui i voti potrebbero essere, tra virgolette, riconosciuti nella formulazione della scrittura del nome stesso sulla scheda. Nome e cognome, cognome e nome, oppure solo il cognome. Ecco, il presidente Fico su questa cosa si è un po' irrigidito, ci pare di aver percepito. Quindi, secondo lei come andrà a finire? Si potrà far riconoscere, tra virgolette, il voto? Ed è legittimo fare un voto segreto che sia poi riconoscibile? Ma il presidente della Camera è tenuto a leggere le schede. Questo per il regolamento della Camera dei Deputati e del Senato. E quindi dovrebbe leggere il contenuto preciso. Io non so se ho tempo, ma ricordo una vecchia elezione in cui partecipava Amintore Fanfani, era candidato, o meglio, si pensava che potesse farcela, e c'era una scheda ripetuta perché il Presidente della Camera non è tenuto a leggere le schede nulle. Però poi girava l'aneddoto che una scheda ripetuta per la prima, la seconda, terza, quarta votazione diceva: nano maledetto, non sarai mai eletto. Poi a un certo punto invece, il giorno in cui ci fu l'elezione, te l'avevo detto, nano maledetto, che non sarai eletto. Ora, questa è un aneddoto, ma fa capire anche come forse Fico non ha tutti i torti. Credo che sia una delle cerimonie costituzionali più importanti che abbiamo. E quindi dovrebbe essere rispettata l'idea di una dignità nel voto. Però Fico deve leggere quello che c'è scritto. E quindi c'è scritto, M. Draghi o Draghi, Draghi. M. Ma questo varrebbe come voto per Draghi? Leggendo solo il nome non l'insulto. Certo, no, io sto parlando, non è tenuto a leggere le schede nulle, ma solo quelle bianche e quelle votate. Che contengono un nome. Allora, professoressa Ferrara, lei ha scritto questo libro su un tema ovviamente che è generico, un tema di studio che lo è stato per lei, lo sarà per chi approfondirà questi studi, che riguarda appunto il ruolo del Capo dello Stato nei vincoli europei e gli obblighi internazionali, però un po' si è attagliato sulla figura di Sergio Mattarella. Ecco, nello studiare ciò che ha fatto Mattarella, che cosa le è rimasto della personalità e anche dell'impronta politica che ha dato questo presidente nel suo settennato? Allora, grazie per la domanda. Anzitutto io direi che il bilancio sulla presidenza Mattarella è assolutamente positivo, perché non è solo una mia constatazione da ricercatrice, ma è anche una constatazione che emerge in tutte le forze politiche, quindi è un riconoscimento che c'è e ne va dato atto. Credo che la presidenza Mattarella si sia distinta per la sua apertura europeista anzitutto, anche molto decisa, perché il presidente Mattarella ha in particolari momenti, per esempio nel momento della prima fase Covid, ha assunto delle posizioni anche abrasive nei confronti delle istituzioni dell'Unione Europea. Ricordo solo il suo disappunto mostrato nei confronti del vertice della BCE, che aveva mostrato disinteresse verso la situazione italiana colpita subito dall'emergenza Covid, ma è stato anche un capo dello Stato stimato dal consesso internazionale. Quindi credo che il lascito più grande di questa presidenza sia l'aver disegnato una precisa collocazione del capo dello Stato all'interno dello scenario internazionale ed europeo, e in questo senso ha anche rivendicato il proprio ruolo, il capo dello Stato, e lo ha fatto con una mite fermezza, con uno stile presidenziale moderato e autorevole quando c'era la necessità di essere autorevole. Non solo, ma ha anche rappresentato un motore di riserva del sistema nei momenti di cortocircuito del sistema e soprattutto del raccordo tra Parlamento e Governo. Ricordo la crisi del governo Conte, ricordo la scelta ovviamente del Premier Draghi e ricordo anche l'intervento
fortemente discusso rispetto al rifiuto di nominare Paolo Savona al vertice del MEF nel primo governo Conte. Quindi mi sembra che tutto sommato il bilancio sia positivo, ma che lasci al suo successore anche delle precise coordinate del Capo dello Stato. Bene, mi sembra un giudizio che sia condivisibile ed è stato condiviso un po' da tutte le forze politiche. Allora sentiamo l'inizio anche qui per Cavalleria con Stefania Pezzopane. Buongiorno onorevole Pezzopane, io intanto le chiedo la posizione attuale del Partito Democratico, anche perché insomma si è detto, gli osservatori dicono, ma insomma il PD sta troppo alla finestra in questa fase, non ha ancora fatto un suo nome e probabilmente su questo mi pare che la risposta sua sia prevedibile. Ma soprattutto, ecco, coltiva una sua strategia al di là delle dichiarazioni ufficiali, che poi insomma sono quelle che sono state sostanzialmente moltiplicate per tre, una sola dichiarazione per tre dopo l'incontro con Speranza e con Conte di Enrico Letta. Insomma, su cosa state lavorando, Pezzopane? Microfono. Buongiorno a tutte e a tutti innanzitutto e grazie per questa conversazione pubblica che faremo insieme. E la strategia del Partito Democratico è molto chiara e anche molto trasparente e definita fin dall'inizio. Avremo poi domenica pomeriggio a Montecitorio una assemblea di tutti i grandi elettori e le grandi elettrici del Partito Democratico per fare il punto della situazione alla vigilia della prima seduta. La strategia non solo è chiara, ma dovrebbe essere, a mio giudizio, quella che tutte le forze politiche dovrebbero seguire, cioè quella di avere l'obiettivo di eleggere una presidente o un presidente di garanzia e che sia condiviso. Che abbia la statura morale, l'equilibrio politico, la capacità di interpretare il momento e la fase che stiamo attraversando e che quindi in qualche modo, almeno dal nostro punto di vista, agisca in continuità con il presidente Mattarella che è giunto alla conclusione del suo mandato. E proprio per le cose che venivano dette poco fa da due illustri docenti che ci hanno dettagliato alcuni passaggi, si comprende che l'elezione del Presidente della Repubblica è di tale importanza, di tale significato che non può essere lasciato ai giochetti singoli, autoreferenziali o dei partiti. Ecco perché il Partito Democratico, poi insieme anche al Movimento 5 Stelle e all'EU, ha ritenuto di dover, articolo 1, di dover fare una strategia articolata, anche perché è apparso davvero fuor di logica questa candidatura di Berlusconi, fatta dal centrodestra, dalle tre forze di destra di fatto, e che si sono viste attraverso i loro tre leader e hanno confermato un'autocandidatura di Berlusconi, e proprio come candidatura di appartenenza politica, addirittura rivendicando che la candidatura debba essere assegnata alla destra, non si sa in nome di cosa e per cosa, visto che i numeri sono numeri di forte equilibrio tra i quadri, diciamo, di destra e in centro-sinistra assai allargato diciamo, anche ad aree democratiche di diversa collocazione. Quindi la strategia è questa ed è la giusta strategia, è quella che anche indica la Costituzione, proprio per il sistema di voto così rigido, così dettagliato, così definito, e che è quello che deve portare il Paese, quindi i grandi elettori e le grandi elettrici, a eleggere una figura riconosciuta, riconoscibile, che abbia le doti che abbiamo detto prima. E quindi non si può partire da un candidato di partito. Il no a Berlusconi nasce dal fatto che è un leader di partito che da decenni divide il Paese, quindi non si comprende come lo possa unire oggi
in contrapposizione a una fase politica che ci vede al governo del paese in tanti diversi con il presidente Draghi. Quindi la contraddizione è palese. Governiamo con un presidente del Consiglio che unisce dalla sinistra al centro, alla destra, e poi dovremmo avere un presidente della Repubblica solo rappresentativo di tre forze della destra italiana. Quindi è chiaro che c'è stato un cortocircuito e noi non vogliamo contrapporre al candidato di destra una candidatura con lo stesso metodo. Sarebbe assurdo, certo, contestare un metodo e poi applicarlo. Noi ribadiamo questa linea. Grazie onorevole Pezzopane. Noi ovviamente faremo un secondo giro. Io vado avanti al femminile, perché poi vi dico subito, vi chiederò un identikit nel secondo vostro giro di risposte, e anche questo, il discorso di una donna al Quirinale mi interessa molto. Vado avanti appunto al femminile con Sara Marcozzi, perché Sara Marcozzi è una delle soltanto cinque donne scelte dai consigli regionali per partecipare a questa elezione. Un dato che fa riflettere, ma io le chiedo anche un giudizio politico sull'avvenimento di ieri, vale a dire c'è stato un passaggio ulteriore in questo processo politico di cui parlava anche l'onorevole Pezzopane. Marcozzi, si sono visti Conte e Salvini, i leader degli schieramenti che hanno maggior numero di parlamentari in questo momento nelle due Camere. Ecco, quale è l'interpretazione di questo passaggio, e siamo in una fase nuova rispetto a quella in cui era o è ancora in campo la candidatura Berlusconi? Allora, partiamo dal femminile. Intanto buongiorno a tutti. Partiamo dal femminile perché soltanto 5 donne grandi elettrici delegate regionali è un po' la conseguenza della composizione evidentemente dei consigli regionali, e cioè all'interno dei consigli regionali la maggioranza dei consiglieri sono uomini. La maggioranza degli uomini ha ruoli apicali, quindi presidente di regione, presidente del consiglio. Per prassi vengono eletti presidente, indicati quindi come delegati all'interno dei consigli regionali, presidente di regione, presidente del consiglio e un componente dell'opposizione, per cui tu devi essere donna dell'opposizione, particolarmente, come dire, brava e o fortunata a farti eleggere, e quindi ad avere anche il consenso, diciamo, di tutta l'opposizione, l'indicazione di tutta l'opposizione, cosa che io ho avuto e ho ringraziato insomma tutti i gruppi di opposizione per la fiducia, e ho ricevuto attestazioni di stima, dico la verità, anche da componenti di maggioranza, ed è stato un bel segnale, insomma, perché portare e indicare comunque tre componenti del Consiglio regionale che in un certo modo rappresentino tutto il Consiglio regionale è un bel inizio, ecco. Per quanto riguarda poi le dinamiche nazionali, a me la candidatura di Berlusconi fa sempre un po' sorridere, perché sembra quasi un Oscar alla carriera, no? Che si vuole dare a Silvio Berlusconi. A conclusione di questa carriera straordinaria, diamogli l'Oscar della Presidenza della Repubblica. Condivido con Stefania Pezzopane il fatto che non si possa indicare un capo politico evidentemente a Presidente della Repubblica, perché non è un derby, diciamo, tra forze politiche, e non si tratta di elezioni politiche, stiamo parlando di altro. Si tratta di eleggere una figura di garanzia che peraltro durerà in carica 7 anni, come sappiamo bene, per cui minimo per le prossime 3 legislature, cioè quella che si sta per concludere, la prossima e quella successiva, per cui cerchiamo di eleggere la persona che meglio rappresenti l'unità nazionale, come dice la Costituzione, e non un singolo partito o un singolo schieramento, sia esso di centrodestra o di centrosinistra. In questa ottica, e cerco di rispondere alla seconda domanda, il presidente Conte sta incontrando tutti i segretari o capi politici dei partiti italiani, perché è giusto, insomma, cercare di trovare un nome condiviso tra l'attuale maggioranza, l'opposizione, ma tutte le forze politiche, diciamo, e tutto l'arco costituzionale. L'ideale sarebbe trovare una persona che vada bene a tutti.
probabilmente sarà difficile, ma insomma lo spirito del presidente Conte perlomeno, ma credo e spero, voglio sperare di tutti, una volta che si abbandonerà anche l'ipotesi Silvio Berlusconi, sarà quella di trovare un presidente di tutti. Bene, grazie Sara Marcozzi, vado a Camillo D'Alessandro, responsabile regionale di Italia Viva, coordinatore e parlamentare. D'Alessandro, insomma, Renzi in questa partita che ruolo sta giocando? Dopo essere stato il kingmaker di Draghi al Palazzo Chigi, sarà il kingmaker di qualcuno al Quirinale oppure, come dicono molti, insomma, in questa partita difficilmente toccherà palla? Ma io non so se toccherà palla, francamente ancora si capisce chi la tocca, perché se noi stiamo alle riunioni ufficiali, anche più o meno sbandierate come significato e senso politico, quella tra PD, 5 Stelle, articolo 1 dall'altro e quella del centrodestra unito anche con gruppi, diciamo non solo Forza Italia Lega ma anche altri gruppi che compongono l'universo mondo del centrodestra, se stiamo a queste due fotografie, nessuna di queste due fotografie ha i numeri per esprimere un Presidente della Repubblica. Si parte da qui. E quindi ci vuole molto buonsenso e molto senso, e io credo anche politica. È evidente che la candidatura del presidente Berlusconi non consente nessun ulteriore passo avanti, va esclusa prima o poi dal tavolo, però poi c'è un gioco che io considero essere molto pericoloso, perché è il gioco della finzione delle parole. Perché il centrosinistra, per centrosinistra intendo PD, 5 Stelle e articolo 1, visto che non siamo stati convocati, ritiene che il centrodestra non abbia diritto ad esprimere un nome, anche un nome di alto profilo, a prescindere perché è centrodestra. Il centrodestra ritiene che questa volta tocchi a loro perché dopo tutte le volte che è accaduto, adesso questo equilibrio di numeri, ma che non è maggioranza di numeri, spetti a loro una qualche indicazione. Se si ragiona e continua a ragionare così, noi arriveremo a decine di votazioni. Invece credo che il tempo di questo che viviamo, il tempo del nostro paese, obblighi tutti a partire dalla finzione alla funzione che dobbiamo svolgere, e cioè cercare un profilo che metta insieme non solo i grandi elettori, ma più possibile il paese. Oggi tutti evocano come modello di riferimento il presidente Mattarella. Addirittura i 5 Stelle qualche giorno fa, nel gruppo al Senato in particolare, hanno chiesto al presidente Conte di insistere affinché il presidente Mattarella accettasse. E lo stesso movimento che 4 anni fa chiedeva l'impeachment, chiedeva cioè lo stato di messa in accusa per alto tradimento della Costituzione del presidente Mattarella, oggi ne richiede la rielezione. Non lo dico per polemica, lo dico per segnalare come l'evoluzione, diciamo, della riflessione parlamentare. Era una follia allora la richiesta dell'impeachment, chiaramente, però l'evoluzione del pensiero e anche delle formazioni politiche, secondo me, possono trovare finalmente un punto di convergenza. Poi dobbiamo fare i conti con i numeri se stiamo alla matematica, e alla matematica, avendo detto che nell'una, nell'altra i numeri, men che meno ce l'ha Italia Viva o Renzi, ma c'è un universo mondo variegato del gruppo cosiddetto misto che ha sensibilità diverse, che anche volendo tirare la giacchetta e collocarli un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, un pezzo più propenso sul nome, un pezzo meno propenso sul nome, non ci sono i numeri. Per cui non, per chi crede come me, quando si sceglie il Papa lo Spirito Santo viene in aiuto. In funzione laica, il famoso tavolo evocato da Letta, a cui noi abbiamo detto sì, sediamoci attorno a un tavolo tutti i leader, però ci vuole una disponibilità concreta, cioè non le finzioni che stanno emergendo in questi giorni. Credo quindi che questo quadro sia tale da ridurre la cerchia di nomi, e che oggettivamente in pole position ci sono nomi che probabilmente non divideranno Presidente della Repubblica, ma
così, per essere diciamo molto laico nel mio ragionamento, i nomi che più uniscono il Parlamento e potenzialmente il Paese. Sono due questi nomi e sono Mario Draghi o Mattarella bis, Mattarella bis o Mario Draghi, senza entrare, come dire, nel merito della prevalenza, fermo restando che si fanno i conti senza l'oste. Ed è chiaro, concludo, che lo dobbiamo dire con chiarezza agli italiani, dentro la scelta del Presidente della Repubblica c'è anche la responsabilità o la irresponsabilità di farsi carico della prosecuzione del governo, indipendentemente dal fatto se Mario Draghi diventasse o non diventasse Presidente della Repubblica, perché si porrà allo stesso modo, certo, anche questo, se il Presidente Draghi non diventasse Presidente della Repubblica, l'esigenza di una riflessione, di un patto di legislatura, come ha detto Letta, da qui alla fine della legislatura. Se non si affrontano questi due nodi, e abbiamo pochissimo tempo per farlo, credo che sarà complicata questa vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica. Grazie D'Alessandro, noi ci fermiamo per qualche istante, poi riprendiamo subito con Quagliariello e gli altri ospiti collegati. Ripartiamo da studio, ripartiamo con il senatore Gaetano Quagliariello, che con Coraggio Italia ha partecipato alla prima delle riunioni del centrodestra pre-candidatura al Quirinale, poi è venuta fuori la candidatura Berlusconi. Qualche ora dopo lo stesso Quagliariello in un'intervista ha parlato di un quadro che poteva essere un po' più ampio rispetto a questa ipotesi secca. Io le chiedo se insomma, è ancora in campo quella candidatura di Berlusconi o se si sta lavorando nella coalizione a qualche altra possibilità, qualche altro scenario. Senatore. Ma guardi, la domanda su Berlusconi non la deve fare a me, poi magari in privato le do il numero del centralino di Arcore, così. No. Ma invece io calerei insomma questa situazione nel contesto anche storico italiano. Allora, partiamo da una cosa. Dal 92, da quando si è aperta quella fase che impropriamente viene chiamata Seconda Repubblica, non c'è stato mai un presidente espresso dal centrodestra, anche se questa stagione è stata molto caratterizzata dal bipolarismo. E questo è frutto anche di una combinazione. Cioè, abbiamo governato sia l'uno che gli altri, ma quando si è eletto il presidente i voti li aveva più lo schieramento di sinistra. Questo evidentemente rende legittimo il fatto che il presidente, che il centrodestra voglia indicare un nome. Secondo me ha fatto bene Matteo Renzi a dire non fate parte di una storia minore, e quindi se c'è un nome che ha delle caratteristiche tiratelo fuori. E io non vedo veramente nulla di male anche nel fatto che Berlusconi abbia detto voglio vedere, se voglio approfondire l'ipotesi della mia candidatura. Detto questo, una volta detto questo, quindi affermata la legittimità sia culturale che politica di fare questo tentativo, poi la politica è l'arte del possibile, non l'arte dell'impossibile. Ora D'Alessandro ha fatto un quadro che io vorrei rappresentare in questo modo. I grandi elettori sono poco più di 1000, il centrodestra ne ha circa 450-460. Il centrosinistra ne ha qualcuno in meno, forse, secondo alcuni calcoli qualcuno in più. Diciamo così, sono due trincee che sono separate da una terra di nessuno dove ci sono circa 100 grandi elettori del gruppo misto. È evidente a tutti che non si elegge un presidente con 505 voti, che non è possibile che ci sia un presidente di schieramento. Questo Carmine, noi l'operazione scoiattolo era stata già provata da Conte per salvare il suo governo, non è riuscita in quel gruppo misto. Noi condividiamo una grande passione insieme, quella per il Napoli, no? A tutti e due ci farebbe piacere che il Napoli vincesse lo scudetto, ma se non hai i punti forse ci accontentiamo pure della Coppa dei Campioni, no? Ma sì, sì. Per quest'anno andrebbe bene, se fossimo partecipanti, invece siamo in Coppa UEFA. Allora, questo è quello che ci pone, è innanzitutto un dato di realismo che ci pone di fronte alla necessità di trovare una candidatura che possa superare facilmente la soglia dei 505 voti. A questo dato di realismo si lega una considerazione di carattere politico. E ora, e con questo chiudo.
Noi per la prima volta in Italia abbiamo una robusta esperienza di governo di unità nazionale. Mettiamola così. Ci è voluta la pandemia perché si comprendesse che un grande paese può anche avere tra le soluzioni del suo governo quella di governare tutti insieme se ci sono dei motivi eccezionali, non dei motivi ordinari. La fisiologia in democrazia è scontro, ma in alcuni casi può accadere. Ora, noi ci troviamo di fronte ad un anno particolarmente difficile, non solo perché ci sono le elezioni, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista economico. Noi abbiamo un'inflazione che sta crescendo, le materie prime che crescono di prezzo e che creano il caro bollette, tra le altre cose, il caro bollette. Abbiamo tutta una serie di, tra virgolette, pagamenti dovuti allo Stato che sono stati sospesi e che si dovranno a un certo punto riattivare. Rischiamo, cioè, di perdere quello che abbiamo conquistato faticosamente in quest'anno. È evidente che l'elezione del Presidente della Repubblica deve da una parte rispondere a un criterio di realismo politico, dall'altro deve rafforzare questo quadro governativo, cioè deve fare in modo che l'Italia non torni indietro, che non perda quello che ha conquistato. Ecco, io credo che a queste cose deve rispondere il profilo del prossimo presidente. La difficoltà è che Pirandello avrebbe detto di kingmaker in questo momento ce n'è uno, nessuno e 100.000. Questo è un altro problema, e questo deriva dal fatto che a Palazzo Chigi, dove la scorsa volta c'è stato il vero kingmaker di Mattarella, ora siede uno, un tecnico che tra l'altro è anche un aspirante. E appunto i partiti, tra le altre cose, ecco, non c'è una coalizione che è molto in testa e quindi può dettare in qualche modo il gioco. Quindi serve molto molto buonsenso e molto amor di patria. Bene, però insomma c'è qualcuno che la prima mossa l'ha fatta ed è Silvio Berlusconi. Io, a proposito dei tifosi del Napoli, chiamo in causa e si è collegato, lo saluto e lo ringrazio, il senatore Nazario Pagano, insomma, noi andiamo in onda alle ore 22, registriamo al mattino, quindi mi è difficile anche farle questa domanda, al quale chiedo se la candidatura a Berlusconi è ancora in campo, se è fallita questa operazione scoiattolo. Sì, intanto buongiorno. Saluto tutti i colleghi che sono collegati, gli amici, anche vedo anche Sara Marcozzi che saluto, che un po' di tempo che non vedo. Dunque, detto di persona, detto questo, grazie intanto per l'invito. Berlusconi è ancora in campo, sì, è ancora in campo. Adesso purtroppo non ho potuto ascoltare, che mi sono collegato solo adesso, quello che ha detto l'amico Gaetano Quagliariello, però so per certo che lui comunque sta valutando seriamente la proposta che gli è stata offerta, diciamo, da tutte le formazioni di centrodestra per essere candidato a Presidente della Repubblica. D'altro canto Berlusconi è una personalità di tale spicco, ha rappresentato certamente una delle figure più importanti in questa cosiddetta Seconda Repubblica. E tra l'altro aggiungo io, in questa fase storica patologica del nostro paese, cioè quella legata purtroppo alla pandemia, ecco, ha giocato un ruolo di straordinaria importanza, perché ha invocato sin dalle prime ore del lockdown, quindi sin dal marzo del 2020, quando era in carica il primo, quando era in carica Giuseppe Conte, ha chiesto un governo di unità nazionale. Quindi, al contrario di quanto in queste ore l'anti-berlusconismo sta emergendo in alcune figure politiche, una fra tutte quella di Enrico Letta, che continua a dire divisivo, gli altri sono stati divisivi e anche esponenti del suo partito lo sono stati, ma Berlusconi no. Berlusconi è stato proprio colui che ha unito, è che ha fatto di tutto perché nascesse un governo di unità nazionale, e disse anche, tra l'altro, sin dalle prime ore, che bisognava non essere egoisti, non pensare egoisticamente agli interessi di partito,
ma che si dovesse andare avanti, anzi propugnò, indicò anche la figura di Mario Draghi, che invece è divenuto poi Presidente del Consiglio soltanto circa un anno dopo, per le note vicende che già conosciamo. Quindi io credo che Berlusconi in questo momento non ha ancora sciolto la riserva, perché non è così certo come molti pensano che i numeri sicuramente non ci sono, sono oltre, non so se lo ha detto qualcuno prima di me, ma mi risulta un centinaio di parlamentari iscritti al gruppo misto, quindi come dire, non sono più inseriti, collocati all'interno di formazioni politiche che in questo momento attraverso i propri segretari stanno esprimendo delle opinioni, quindi non voglio definirli cani sciolti perché sembra una cattiva definizione, ma sciolti nel senso che non hanno un capo a cui dover dare conto, e quindi questo significa che sono liberi nel giudizio. Poi ci ho detto, l'ho appena riferito in un'altra trasmissione televisiva poco fa, per Berlusconi la prima cosa sono sempre gli interessi del paese, gli interessi dell'Italia. Lui è un vero italiano, lo ha sempre dimostrato sin dalle prime ore, da quando disse io amo l'Italia, amo questo paese, è uno di quegli imprenditori che non ha mai abbandonato il proprio paese, ha sempre pagato le tasse in questo paese, anzi è noto che anche la persona fisica che nella storia repubblicana ha pagato più tasse in assoluto per questo paese, nonostante quell'assoluta condanna per evasione fiscale che ha subito e le cui conseguenze ha pagato già in questo paese, e quindi io credo che sarebbe anzi forse un atto di pacificazione nazionale eleggere lo Presidente della Repubblica, significa voltare pagina e uscire fuori finalmente da una incredibile, assurda come dire, un assurdo approccio di odio nei confronti di una persona, e non se ne è mai capito veramente fino in fondo quali ne fossero le ragioni, perché poi non è certamente un estremista. Ho ascoltato poco fa gli esiti di un sondaggio che è stato fatto, solo il 2 o il 3% degli italiani ritengono Berlusconi un estremista, perché non lo è, e questo viene percepito da tutti, sia persone che votano a sinistra, sia certo. Persone che votano a destra, certo. Ecco, quindi questo allora. È qua. Grazie senatore Pagano, resti collegato perché poi cercheremo di fare un secondo giro anche un po' più rapido, però appunto lei ha detto che Berlusconi è ancora in campo, quindi il centrodestra, la coalizione non si può muovere. Lo chiedo a Antonio Zennaro, parlamentare della Lega, buongiorno Zennaro, invece mi pare che ieri Salvini abbia incontrato Conte, come la mettiamo? Intanto un caro saluto a tutti gli ospiti e chi ci segue da casa. Beh, da umile delegato in queste elezioni presidenziali, ovviamente tutta la partita è in mano ai leader di partito, in questo caso alla Lega, al nostro segretario nazionale e ai capigruppo di Camera e Senato. È normale che ci sia un'interlocuzione ai massimi livelli tra tutti i leader, vista l'importanza della carica che andremo a votare. Ovviamente, come è stato detto anche a livello giornalistico, ma poi i numeri, come è stato detto anche dal senatore Quagliarello, un po' il pallino in queste elezioni, a differenza di altre volte, è un po' più sul centrodestra, perché sostanzialmente il centrodestra può contare su 455 grandi elettori, al quarto scrutinio ne bastano altri 50, il centrosinistra, se consideriamo però anche Italia Viva, che in questo caso sembra che la stanno un po' tenendo fuori dal perimetro, arrivano 4,25. Come è stato detto, c'è una grossa componente di gruppo misto, però al suo interno molto eterogenea, quindi ci sono figure che vanno dall'estrema sinistra all'estrema destra, con anche una componente importante centrista. Quindi sotto questo profilo la situazione, come si potrebbe dire, è molto fluida. Ovviamente il centrodestra ha una storia di coalizione che è stata fondata da Silvio Berlusconi del centrodestra, quindi tutti i leader, ovviamente laddove il presidente Berlusconi scendesse in campo, hanno dato piena disponibilità a sostenerlo. Ovviamente ci deve essere anche poi tutta una considerazione puntuale, fattuale sui numeri, perché sennò si rischia anche un contraccolpo politico di andare a vuoto in alcune votazioni, come tutti possiamo immaginare. Detto questo, centrodestra ha sicuramente
dei nomi e delle figure che possono rappresentare l'unità nazionale, la figura di Presidente della Repubblica, e poi saranno i leader a determinare chi sarà e i voti sui quali dovremo andare a convergere. Detto questo, poi c'è il tema ovviamente del governo. Uno dei possibili candidati all'elezione del Presidente è Mario Draghi, che ha tutti, avrebbe tutti i requisiti sulla carta, però c'è il tema poi, noi l'abbiamo posto, di lasciare libero la Presidenza del Consiglio in una fase, come è stato detto, sia pandemica sia economica, ahimè, molto difficile, quindi vediamo con un po' di timore questa soluzione, l'ha detto anche ieri sera Porta a Porta il nostro capogruppo Mogliani. Quindi diciamo che ancora siamo ancora all'inizio della grande elezione, quindi al momento le considerazioni sono quelle che sono state dette anche dagli interventi studio. Bene, grazie Zennaro. Allora noi, prima di chiamare un'altra pausa pubblicitaria, cominciamo a introdurre il discorso conclusivo, che è quello dei nomi, delle figure. Intanto con la professoressa Ferrara vorrei chiedere, vorrei appunto affrontare il tema della possibile candidatura bis di Sergio Mattarella. Dal punto di vista costituzionale, ecco, quali sono i limiti entro cui potrebbe essere possibile che le forze politiche andassero a chiedere magari una situazione di stallo già attuale o comunque successiva alle prime votazioni, uno sforzo supplementare così come è avvenuto con Giorgio Napolitano? Ecco, dal suo punto di vista, visto anche appunto questo precedente, quali sono i limiti costituzionali di questo mandato, che potrebbe essere anche un mandato di legislatura ma soltanto di un anno per Sergio Mattarella? Allora, diciamo che questo è un punto su cui la dottrina costituzionalistica è abbastanza divisa, perché la Costituzione non prevede espressamente la possibilità di una rielezione del Capo dello Stato. Il mandato dura 7 anni e come durata si colloca tra le fasce alte di durata degli organi. È inferiore solo a quello dei componenti della Corte Costituzionale, che sono in carica 9 anni. Quindi l'ipotesi di una parte della dottrina è quella di in qualche modo ammettere ciò che non è vietato in Costituzione sulla base di un precedente autorevole, che è quello occorso durante, che poi ha dato il via alla seconda presidenza Napolitano, in una situazione certamente eccezionale come quella che si è verificata in quella fase. L'altra parte della dottrina invece depone per la non rielezione del Capo dello Stato sulla base del fatto che si tratterebbe di un mandato troppo ampio, tenuto in considerazione il fatto che il mandato presidenziale non è frazionabile, ma può essere interrotto solo con un atto personale del Capo dello Stato che corrisponde all'atto delle dimissioni. Ipotesi che si è verificata in occasione appunto del secondo mandato di Napolitano e in altre 2 circostanze in cui però non si parlava di secondo mandato, con Cossiga e Leone. Io, avendo studiato a lungo la presidenza Mattarella e conoscendo un po' lo stile presidenziale che emerge anche dalle esternazioni del Capo dello Stato, ritengo che Mattarella non sarà disponibile a un secondo mandato, e anche ieri, salutando il CSM, ha dato questa impressione. E ha parlato del prossimo nel messaggio di fine anno, quindi diciamo che lui si è proiettato verso il suo successore e ha dato a lui una serie di indicazioni, tra cui la necessità di conservare un ruolo presidenziale, ruolo inteso sia come insieme di poteri formali e informali, e ha trasmesso anche la necessità di mantenere intatte le prerogative del Quirinale, le stesse che lui ha lasciato appunto, che ha conservato intatte non essendoci stati conflitti di attribuzione durante il settennato. Purtuttavia, nell'ipotesi in cui, che io ritengo residuale, nell'ipotesi in cui ci dovesse essere una rielezione del Capo dello Stato, dal punto di vista tecnico, sulla scorta del precedente di Napolitano, io sarei insomma propensa a una sorta di cristallizzazione in Costituzione di questa ipotesi di rielezione, ma il professor Di Plinio non la pensa così. Io poi su questo sentirò Di Plinio, però ora poi ho un'altra domanda per Di Plinio con la quale magari concluderemo la trasmissione. Adesso dobbiamo correre, devo chiamare l'ultima interruzione pubblicitaria, poi andiamo a definire questo identikit anche con i colleghi parlamentari che tra loro, insomma, ci aiuteranno a dare magari qualche indizio. A tra pochissimo.
Siamo tornati in studio e appunto abbiamo appena sentito, prima della pubblicità, Marta Ferrara, ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico dell'Università d'Annunzio. Adesso con Stefania Pezzopane, proprio per affrontare il discorso in rosa, le chiedo intanto se sono maturi i tempi per una donna Presidente della Repubblica e magari la candidata non possa chiamarsi proprio come la nostra professoressa Marta. Pezzopane, microfono. Certamente sono pronti i tempi per una donna ovunque, alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza della Regione. È che la maturazione dei tempi poi purtroppo spesso confligge con il fatto che la gran parte dei leader sono uomini e che c'è sempre per una donna qualche uomo che è meglio di lei. Questo un po' è la natura delle cose. Per quanto tu possa essere competente, brava, aver superato mille e mille traguardi e ostacoli, c'è sempre qualcuno che sta prima di te, uomo, che ne ha fatte di più perché hanno iniziato prima. In qualche modo lo diceva anche prima Sara Marcozzi, perché diciamo c'è questo tema in Italia più che in altri paesi. Pensiamo al fatto che tutte le cariche europee, adesso anche il Presidente del Parlamento europeo, è una donna. E quindi, diciamo, questo tema è forte. Io però non mi voglio mettere a fare candidature femminili, perché non ho fatto nemmeno e non farò candidature maschili, quindi voglio rimanere nell'alveo dell'evitare il totonomi. So che la linea del PD, concordata anche con altri leader, è una linea giusta e la voglio ribadire facendo anche però da mio conto un profilo. Deve essere un europeista, deve essere un antisovranista, deve essere garante della Costituzione e garante dell'unità nazionale. Non si contempla il premio di fine carriera. Non si contempla. Per fare il Presidente della Repubblica devi avere determinate caratteristiche, non è che il paese, gli elettori o le elettrici grandi che andranno in Parlamento possono attribuire questa importante e rilevante carica a persona solo perché ha fatto tanto e quindi gli diamo un premio di fine carriera. Questa è una cosa che proprio non esiste, per non dire altro. Quindi europeista con quelle caratteristiche della sfida che viviamo in questo momento. La questione Draghi è una questione sempre più presente. Dal mio punto di vista sarebbe bene far sì che Draghi rimanga al proprio posto, perché abbiamo la sfida del PNRR, abbiamo la sfida dell'utilizzo dei 200 miliardi sì conquistati dall'ex presidente Conte, ma poi avallati, ricomposti nel nuovo governo, e la trattativa finale è stata fatta dal Presidente Draghi e adesso va attuato quel PNRR con le cose che diceva pure qualche collega prima: l'aumento e il rincaro dei prezzi delle materie prime, il tema dell'energia e altre questioni che stanno emergendo che possono drammaticamente rallentare il cammino dell'attuazione del PNRR. Quindi con questo profilo e con l'auspicio che tutti tornino a ragionevolezza e soprattutto tutti si siedano a un tavolo comune, identitario dell'unità nazionale. Questo credo che sia il motto che ci debba guidare e questo sarà il lavoro che farà il PD. La salutiamo, senatrice Pezzopane. Un'ultima curiosità, ma io, presidente della provincia donna, all'Aquila mi pare di ricordare che ce ne sia stata una. Sindaca dell'Aquila nella storia c'è mai stata? Una donna? C'è stata una sindaca che si chiamava Marisa Baldoni, che fu una sindaca purtroppo di brevissima durata, ma era nella Prima Repubblica, quando sindaci e sindache venivano decise dal Consiglio Comunale. Come la decisero, poi la fecero cadere. Fu una meteora, era una donna di grandissime qualità, cui sono stata legata nonostante fosse ovviamente di un altro partito, erano i tempi della Democrazia Cristiana e io ero una consigliera di opposizione che la facevo anche molto arrabbiare, ma la
sua sindacatura fu appunto brevissima. Con il nuovo sistema elettorale dell'elezione diretta, L'Aquila non ha mai avuto una sindaca, e anche in questo senso sarebbe ora rompere questo tetto di cristallo, diciamo così. Buona giornata. Adesso noi alterniamo un po' gli schieramenti politici, perché insomma sentiamo un po' un botta e risposta. Andrei dal senatore Quagliariello, al quale chiedo, ma insomma lei è troppo scafato del mondo della politica, dell'andazzo parlamentare, per poter credere al fatto che si riesca a raggiungere un accordo contemporaneo sul Quirinale e su Palazzo Chigi. Insomma, questo è un tema reale, perché non è facile poi che tutti gli impegni vengano mantenuti da parte di tutti in un accordo, per quanto blindato possa essere. Da questo punto di vista lei è preoccupato? E facendo proprio il nome, Mario Draghi al Quirinale è una ipotesi che mette il paese in sicurezza? Microfono. Sono così scafato che le dico che questa volta è assolutamente necessario trovare un accordo su tutti e due i piani, perché insomma, non solo questo, di questo ne ha bisogno il paese. Mi sembra insomma che ipotizzare ora delle elezioni anticipate sia lunare, ma al di là di questo anche la maggioranza dei parlamentari, detta molto laicamente, non vuole andare a casa, e quindi voterebbe molto volentieri un presidente che dà più stabilità al quadro politico. Una volta tanto, diciamo così, l'eterogenesi dei fini fa coincidere vizi privati e pubbliche virtù. Ecco, mettiamola in questo modo. Quindi è necessario assolutamente lavorare su entrambi i fronti. Io penso che l'ipotesi Draghi è una delle ipotesi che va presa in considerazione. Penso anche che chi ritiene che Mario Draghi possa governare dal Quirinale un po' non conosce il diritto costituzionale. Qui mi rifaccio agli esimi colleghi che sono... È l'ultima domanda che stavo per fare poi al professor Di Plinio, quindi un se po'... poi ascolterà la risposta se arriva. Sì. Un po' non conosce come funziona materialmente il Parlamento. Il professor Quagliariello è bravissimo in diritto costituzionale, in tanti convegni lo ha esibito. Ma dico, poi non conosce come funziona il Parlamento nell'anno delle elezioni. Quindi è necessario, diciamo, enorme buonsenso. Ora io attendo come tutte le persone del mio gruppo, attendo con rispetto le decisioni del presidente Berlusconi. Mi ha molto colpito un'intervista di Bersani che tempo fa ha detto: ma è evidente che gli amici del centrodestra, che le persone del centrodestra hanno un problema anche di riconoscenza nei confronti di Berlusconi. Se chiede di fare un approfondimento, questo tempo glielo devono dare. Ecco, non so come è possibile che non riesco a comprendere Bersani e non riesco a comprendere altri. Subito dopo, io mi auguro, anzi sono sicuro, che tutte le forze, diciamo, centrali, e quindi parlo di Italia Viva, parlo dei socialisti, parlo anche di altri piccoli gruppi, troveranno un accordo per far pesare insieme i loro voti nella scelta di una candidatura di buon senso che risolva sia il problema del presidente sia il problema della stabilità. In questo caso i voti saranno più di 80 e potranno essere decisivi. Mi sembra una previsione interessante, mi sembra una previsione anche possibile, ma proprio io volevo sentire Camillo D'Alessandro, che aveva invece esternato delle perplessità sul fatto che potesse reggere un accordo così completo, o soprattutto di capire chi si fa garante, insomma, di questa accoppiata Quirinale Palazzo Chigi. D'Alessandro, è così? No, il punto è quello che ha tracciato il senatore Quagliariello nella parte finale dell'intervento, cioè può accadere che di fronte ad uno stallo
alcuni numeri e anche, io penso, buon senso che guidano quei numeri possano in qualche maniera far prevalere, non su un candidato di parte piuttosto che su un candidato di un'altra parte, ma su un profilo che, pure se non faccia, come diciamo, il 100%, così come Mattarella fu eletto alla quinta o alla sesta votazione, ma che comunque ci sia una larga convergenza che non coincide con l'unanimità. Questo è possibile grazie, potrebbe essere possibile grazie al ruolo di diverse forze che in queste ore stanno lavorando a svolgere una funzione ponte. Mentre noi parliamo, si è concluso da qualche minuto, per esempio, l'incontro tra Letta e Renzi, che si è tenuto proprio mentre noi andavamo in onda. Mentre registravamo questa mattina, perché siamo in onda alle 22 di sera. Esattamente, questa mattina. Chiaramente è un tentativo che il senatore Renzi sta facendo per cercare di fare ragionare tutti sul fatto, uno, matematico, che non ci sono numeri, e quindi bene anche in questo senso l'incontro del presidente Conte con Salvini, cioè bisogna iniziare a parlarsi. E è chiaro che il centrodestra, fino a quando non scioglierà la riserva, il candidato presidente Berlusconi è il solo loro candidato. Noi di Italia Viva l'abbiamo detto dall'inizio che non era una ipotesi possibile. Dopodiché, una volta che dal tavolo esce fuori questa ingombrante figura e che comunque divide, insomma, noi possiamo girarci attorno, ma comunque divide per storia, per funzione che ha svolto, per la leadership di una parte piuttosto che di un'altra, a quel punto il ragionamento vale a 360 gradi. Non è l'elezione del Presidente della Repubblica una medaglia. Io però voglio ricordare, lo faceva meglio di me il senatore Quagliariello, nella scorsa elezione del Presidente Mattarella, che c'era una regia e c'era un regista. E c'erano anche però i numeri che consentivano alla regia e al regista di esercitare la funzione. Mi riferisco al presidente Renzi, presidente del Consiglio. Addirittura quella scelta fu una scelta di rottura, perché si ruppe il cosiddetto patto del Nazareno, no? Che ha determinato poi degli effetti conseguenti anche nella politica italiana e anche nella vicenda politica del presidente Renzi, perché poi si andò al referendum con quella parte con cui ruppe, non sostenne appunto il referendum. Ci sono delle conseguenze, siccome ci sono delle conseguenze in politica, ecco, io credo che è la politica che deve diventare regista, proprio perché il Presidente del Consiglio non lo può fare e non c'è nessun leader di partito, a partire da Renzi, che possa mettere insieme un'ampia maggioranza, ragione per la quale il primo passo è, uno, escludere, prendere atto che il presidente Berlusconi non è della partita. Due, queste forze centrali dovranno cercare di fare da ponte per una larga maggioranza che mette insieme non tutti, ma tanti. Il Presidente della Repubblica può essere eletto da tanti, non necessariamente da tutti. Quindi non alle prime votazioni, in quel caso l'unico nome potrebbe essere quello di Mario Draghi, ma è uno scenario... O di Mattarella, ancora, o del Presidente Mattarella. Ma è uno scenario che al venerdì è un po' lontano rispetto... Direttore, condivido quanto diceva la professoressa sul Presidente Mattarella, per chi lo conosce, lo ha frequentato, io ero un giovane dei popolari, però insomma per chi sa quella storia è difficile che il Presidente Mattarella, non impossibile, però almeno la categoria del difficile utilizziamola, che possa accettare l'idea che due eccezioni non diventino la regola dopo Napolitano. Quindi sì, io la vedo complicata. Senatore Pagano, chi conosce più da vicino Silvio Berlusconi, e lei è tra questi sicuramente, sa che anche nel caso dovesse ritirarsi avrebbe comunque un vantaggio competitivo, come si suol dire, già accumulato. Questo bonus lo eserciterebbe recitando il ruolo di kingmaker. Oggi Repubblica poneva tre scenari: che Berlusconi proponesse un Mattarella bis, che Berlusconi proponesse un Draghi al Quirinale, diventi il kingmaker di Draghi, così come lo è stato più volte, e più volte peraltro in vari casi qualcuno sottolineava che è rimasto piuttosto deluso da come Draghi lo abbia ricambiato. Il terzo scenario è quello in cui incoroni Salvini come suo successore e quindi dica toccherà a Salvini scegliere il nuovo candidato. Ecco, lei crede a qualcuno di questi scenari, senatore?
Ma io credo che Berlusconi sia ancora in campo, l'ho detto prima, anche se questo ha già ottenuto un risultato enorme, lo ha detto lei stesso direttore, nella misura in cui persino un quotidiano come Repubblica insomma, parla di lui non solo come possibile candidato, ma anche come possibile kingmaker nell'ipotesi in cui egli non accetti l'invito a farsi votare come Presidente della Repubblica dai grandi elettori. Detto questo, è ovvio che se lui dovesse poi decidere di farsi da parte, sempre in una logica, come spiegavo prima, che per lui esiste sempre prima l'Italia e poi dopo se stesso e quindi gli interessi degli italiani, è chiaro che queste ipotesi poi lasciano il tempo che trovano. Ci sono sicuramente delle considerazioni da fare, e certamente il presidente Berlusconi terrà unito il centrodestra, al di là insomma delle corse in avanti che talvolta si vedono fare, però è interesse di tutti, non solo il presidente Berlusconi, che è sempre stato un grande federatore, ma è interesse anche della Meloni e di Salvini di tenere comunque unito il centrodestra, e ipotizzo anche ovviamente degli altri partiti minori di questo nuovo centro sembra stia nascendo, diciamo. Ecco, quindi detto questo, è evidente che è tutto nelle mani di Berlusconi. C'è l'unica certezza, al di là del chiacchiericcio, sta ormai, non è più il candidato, oppure non si sta tirando da parte ormai, ecco, sono tutte rappresentazioni che hanno un che di teatrale e che non corrispondono al vero, e che tendono, come dire, a distogliere l'attenzione da lui in una fase nella quale bisogna oggettivamente assegnargli questo ruolo di centralità in questa vicenda del Quirinale. Poi staremo a vedere, perché come sempre è accaduto anche nelle passate edizioni, io ho già partecipato, e se non ricordo male in quell'occasione era presente anche proprio Camillo D'Alessandro come grande elettore a quei tempi, perché ero presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, e partecipai alla votazione quando alla fine il centro-sinistra, in particolare il PD, bruciò una serie di propri candidati, quindi non candidati, tutti candidati divisivi, voglio dire, senso, espressione, se vogliamo dire, perché è ovvio che il candidato diventa divisivo se è di un altro partito, se è proprio non è divisivo, no? E quindi io ricordo benissimo quando bruciarono il buon Franco Marini, abruzzese, che io stesso votai, perché il presidente Berlusconi ci chiese di votarlo, io lo votai, ma alcuni esponenti del PD non lo votarono, anche abruzzesi, lo affermarono poi sulla stampa il giorno dopo. Fu bruciato Romano Prodi, che divisivissimo, voglio dire, ma era il candidato che fu messo in campo e poteva, se non che vuole fare, senatore, molti entrarono papi e uscirono cardinali da questi conclavi. Questa è la storia delle elezioni, quindi è ovvio che noi qui siamo a discuterne, siamo grandi elettori, partecipiamo appunto, questa partita, però ecco, io voglio semplicemente ricordare alcuni fatti del passato, perché sono certo, ma io le ho fatto questa domanda proprio perché sarei curioso di capire quale sarebbe l'uscita di scena di Berlusconi eventuale, ma insomma sarebbe uscita di scena. A mio giudizio, se anche dovesse uscire di scena, sarebbe un colpo di teatro, sicuramente. Allora, Sara Marcozzi, qualcuno sembra dimenticare che il gruppo parlamentare più ampio è quello del Movimento 5 Stelle. Allora, in un momento in cui mancano le maggioranze, che non spetti davvero al Movimento 5 Stelle fare delle proposte o comunque anche mettere dei veti, per esempio rispetto ad un Draghi al Quirinale, un no del Movimento 5 Stelle, che insomma è un po' è anche nel vostro insomma sarebbe comprensibile visto quanto accaduto con il governo Conte, insomma, sarebbe piuttosto pesante. Ecco, il gruppo del Movimento 5 Stelle è così diviso così come viene rappresentato? No,
il gruppo del Movimento 5 Stelle discute, ha delle discussioni al suo interno, evidentemente ci sono persone magari che possono vedere il Presidente Draghi bene come capo dello Stato, altri meno, insomma ci sono delle discussioni così come sono evidentemente in tutti i gruppi. Io non credo che un candidato sia divisivo soltanto, ma parlo per me, insomma, sia divisivo soltanto perché indicato da un altro schieramento, insomma io se ci penso non farò nomi, però se devo pensare un po' a possibili candidati o candidate Presidente della Repubblica, mi vengono in mente alcuni nomi di uomini e donne di centrosinistra, centrodestra, insomma di tutti gli schieramenti che potrebbero ricoprire quel ruolo. Io spero, contrariamente a quanto si diceva prima, che non ci si incaponisca con una lotta, come dire, di schieramento, appunto, l'ho detto prima nel mio intervento precedente, la Presidenza della Repubblica non deve essere l'Oscar alla carriera per nessuno, vale per Silvio Berlusconi, ma vale anche per altri, insomma, vale per tutti, né deve essere espressione divisiva di una parte politica piuttosto che un'altra. Può essere però, a mio avviso, può provenire, può essere indicato da una parte politica o da un'altra, può indicarlo il centrosinistra, può indicarlo il centrodestra, non è detto insomma che debba essere necessariamente un candidato inizialmente indicato da una o l'altra, no? Da uno o l'altro schieramento, purché si riconosca in questa persona una terzietà, una capacità, come dicevo prima, appunto, di rappresentare l'unità nazionale e una figura di garanzia. Io quello che dico, insomma, molti auspicano che sia eletta una donna, ovviamente lo spero anch'io, invito a riflettere, a fare soltanto una riflessione, insomma lo dicevamo prima, i tempi sono certamente maturi per l'elezione di una donna, le condizioni forse meno. Tanto è vero che quando si parla di una donna al Quirinale, in molti, anche ingenuamente forse, e non prestando particolare attenzione, dichiarano sì sì, una donna preparata, dobbiamo mandare una donna preparata purché sia competente, come, cioè, se gli uomini fossero necessariamente tutti competenti solo perché uomini, oppure non importasse, no? Della competenza dell'uomo, però la donna deve essere competente. Allora già nell'indicazione alle volte della preferenza ad una donna piuttosto che a un uomo c'è un briciolo, come dire, di discriminazione involontaria, ma evidentemente culturale, di questo paese, che va affrontata. Ma ci dovremmo fare una trasmissione apposita su questo argomento. Voglio dire una cosa sul presidente Draghi, visto che prima lo chiedeva, insomma, sì. Il Movimento 5 Stelle non è diviso, cioè chi pensa che sia adatto, possa essere adatto, e chi pensa che non possa essere adatto. Io, per il suo curriculum, evidentemente la sua esperienza, la sua autorevolezza, anche riconosciuta all'estero, evidentemente è una persona indicata a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica, super qualificato, chi più di lui. Non va però tralasciato il fatto che sarebbe un unicum dimettersi da Presidente del Consiglio per essere votato Presidente della Repubblica, e ci sono due illustri costituzionalisti che magari possono più di me, esatto, anche spiegare che ci sarebbe qualche... Bravissima Marcozzi, mi ha portato sulle domande. Qualche piccola difficoltà tecnica in un momento in cui non avremo di fatto proclamato né Presidente della Repubblica né Presidente del Consiglio, per cui qualche difficoltà sono certa che troveranno anche un io modo per superare. Sono molto curioso. Difficoltà però esiste. Sono molto curioso. A cui aggiungo poi un'altra domanda, così risponde a tutte poi il professor Di Plimio, perché poi dobbiamo chiudere con la professoressa Ferrara. Insomma, gliela faccio sollecitare dal parlamentare della Lega Zennaro, perché insomma Giorgetti ha parlato di uno scenario in cui con Draghi al Quirinale si aprirebbe una sorta di presidenzialismo di fatto. Ecco,
La Lega è ancora insomma, su questa valutazione dello scenario che comunque ha sempre in qualche modo caldeggiato, quello di un paese che vada sempre più verso un modello presidenzialista, oppure questa valutazione personale di Giorgetti è stata superata anche dal fatto che Salvini non vede di buon occhio, mi pare di capire, Draghi alla presidenza della Repubblica? Beh, quell'intervista era stata fatta qualche mese fa, sì. E poi era stata poi sui contenuti, c'erano anche altre cose poi sostanzialmente smentita da interessato. Detto questo, noi siamo a favore dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, sarebbe ovviamente necessaria una revisione della Costituzione, però su questo punto riteniamo che sarebbe, come in altri paesi, come ad esempio anche in Francia, una soluzione per dare direttamente al popolo la possibilità di eleggere la carica più importante. Detto questo, poi la Costituzione oggi pone dei limiti, come è stato anche citato, ben definiti su quali sono i poteri del Presidente della Repubblica e quali sono i poteri del Presidente del Consiglio. Che poi si voglia fare un ragionamento più complesso, ma non penso ci siano i tempi in questa legislatura, sul ruolo del Presidente del Consiglio, sui poteri, sulla gestione del Consiglio dei Ministri. Effettivamente è molto difficile oggi per un Presidente del Consiglio, se vuole cambiare un ministro, insomma c'è tutta una procedura molto particolare e poi spetta al Presidente della Repubblica. Detto questo, il tema di dare più forza agli elettori sicuramente è un tema che noi poniamo, abbiamo posto e porremo anche in futuro. Bene, io la ringrazio Zennaro, anche perché appunto mi ha aiutato anche lei insieme agli altri a porre sul tavolo delle curiosità alle quali in pochi minuti dovranno rispondere i nostri ospiti. Iniziamo da questo presidenzialismo di fatto, professor Di Plinio. Draghi al Quirinale inaugurerebbe una nuova fase no. per questo paese, per la sua dinamica costituzionale? No, non lo inaugurerebbe. A meno di non creare dei cortocircuiti costituzionali spaventosi, perché il Presidente della Repubblica Italiana è un organismo di garanzia e non un organismo di governo. Partecipa all'indirizzo politico costituzionale, ma non può partecipare dell'indirizzo politico di maggioranza, anche se contribuisce nelle crisi di governo a formare la maggioranza. L'esempio di Mattarella ultimo è palmare di come si sia cambiata maggioranza. Ma Draghi non è iscritto ad alcun partito e non è leader di alcun partito. Il fatto che Draghi non sia iscritto ad alcun partito né leader di alcun partito non implica che arrivando Draghi al Quirinale possa modificare un assetto costituzionale che è storicamente consolidato, è scritto a chiare lettere in Costituzione e molto probabilmente i rischi di corticircuiti ma anche di deriva per così dire da impeachment non sono lontani. Io sono per la Costituzione materiale, i miei iscritti l'ho detto profondamente, ma la Costituzione materiale non si può spingere a portare Draghi a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè il capo del governo, cioè il decisore ultimo della politica nazionale dal colle. Questo è impossibile. Il problema invece c'è ed è un problema su cui vorrei dire una parola, se mi consenti. Quando sono mi si chiede di fare previsioni sul futuro, io sono in difficoltà a meno che non abbia un paradigma. Cioè il paradigma che pongo è qual è il futuro migliore e in base a che cosa dico che il futuro è migliore o no. Allora io ho un elemento per dirlo, cioè l'attuazione del PNRR è stata detta da tutti. Per questo la reputazione di Draghi è stata importante, il modo in cui l'ha fatto, il modo in cui lo sta facendo in forma attuativa, i mercati, gli investitori istituzionali, l'Unione Europea e la Commissione Europea. È perfettamente convinta che stia facendo bene e che farà bene. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di far crescere il PIL.
Abbiamo bisogno di investimenti buoni, di spesa pubblica buona, che l'unica spesa pubblica è buona, è quella che ci consente di far crescere la ricchezza della nazione in modo da restituire questi 200 miliardi, perché li dovremo ridare tutti uno per uno. Quindi la scommessa è questa. Allora, o Draghi al Quirinale è un governo tecnico, oppure un governo tecnico non fino al 2023, ma un governo tecnico di tecnici, no? Fino a quando non sarà ricostituita la struttura. Ma bisognerà votare nel frattempo. Si voterà l'anno prossimo. Ma sarà Draghi, sarà Draghi poi a organizzare una selezione ministeriale, altrimenti la crisi sarà doppia, la crisi di frantumazione della Costituzione economica e la crisi della Costituzione politica. Vorrei dire un'altra cosa, se me lo consenti, quando vuoi interrompimi. L'ultimo. Non ci sono candidati al Quirinale, è una follia pensare che abbiamo candidature, c'è una convenzione costituzionale piena su questo. Perché? Perché non è mai stata accettata l'idea di una candidatura preventiva, non è formalizzabile né in Costituzione né negli atti parlamentari, non è formalizzabile in nessun modo. Quindi la candidatura uscirà con le prime votazioni e dagli accordi delle forze politiche. Secondo, se mi è consentito dire, se io fossi il Presidente della Repubblica di cui il in carica, che sta per cessare la carica, ma la nazione, il paese avesse bisogno di me in un secondo momento, fino a quando non me lo chiede, io direi che non sono disponibile. Quindi che Mattarella dica che non è disponibile è corretto, ecco. Dopodiché si vede, nemmeno Napolitano era disponibile. Terzo, la rielezione di Mattarella è ormai una convenzione costituzionale santificata dai 700, dagli 800 errotti voti che ha preso Napolitano. Non vado più avanti, ragioni, non vado più avanti. Terza cosa è il problema mi fermo qui, se mi fai un'altra domanda. Non ho tempo, l'ultima la volevo riservare alla professoressa Ferrara, perché lei faceva cenno, professore, al tema degli impegni internazionali. Proprio su questo le chiedo, avendo lei studiato appunto i vincoli europei e gli obblighi internazionali, qual è il profilo che l'Europa, il mondo chiede al nuovo Presidente della Repubblica, quel profilo che aveva Mattarella e che dovrà avere il suo successore? Allora, il prossimo candidato alla Presidenza della Repubblica, posto che non ci sono candidati come ha detto il professor Di Plinio, dovrà essere dotato di una grande autorevolezza sia in senso tecnico sia in termini di riconoscimento da parte del consesso estero. Non dimentichiamoci che Mattarella è stato giudice della Corte Costituzionale fino alla sua elezione, quindi diciamo che aveva un alto tasso di autorevolezza dal punto di vista tecnico ed è ampiamente riconosciuto, grazie anche ai tributi della stampa estera, come un interlocutore autonomo con l'Unione Europea e con il consesso internazionale. Quindi penso che questi due elementi siano indefettibili e dovranno essere presenti nella personalità che salirà al colle. Grazie professoressa, grazie al professor Di Plinio, grazie ai colleghi parlamentari, colleghi tra loro ovviamente, che si sono un po' confrontati in questo dibattito. Saluto, rivedo ancora collegati Marcozzi, Quagliariello e Pagano al telefono, magari proprio con Arcore, chissà, insomma, vediamo che succede in questo fine settimana. Noi ci vediamo venerdì prossimo, chissà che per allora non abbiamo già il nuovo Presidente della Repubblica. Arrivederci, buonanotte.